Poi io ho una richiesta della consigliere Nanni, alla quale però non posso dare seguito. Le ricordo che l'articolo 69, sesto comma del nostro regolamento dice che nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento. Per quanto riguarda l'intervento della collega Nanni, Presidente, lei ha detto bene, non può intervenire un consigliere per più di una volta in una stessa discussione. E infatti la consigliera Nanni è intervenuta nella presentazione della mozione, poi aveva chiesto di intervenire nella discussione. Prendo atto che lei ogni tanto, utilizza due pesi e due misure nell'applicazione del regolamento a seconda di chi fa le richieste. Io mi sono dimenticato di chiedere, prima di aprire le dichiarazioni di voto, alla consigliere Nanni se accoglie le richieste di modifica formulate dal consigliere Girelli. Se mi fosse stato consentito di intervenire in discussione, l'avrei detto da me stessa, ma siccome sono stata censurata, l'unica possibilità che avevo è poterlo dire in dichiarazione di voto. Allora, io sono indignata per tutto il modo in cui è stata gestita questa mozione, da cui sono emerse due cose che mi hanno colpito in modo particolare: la vostra paura di affrontare questi argomenti, di parlare di diritti che riguardano persone che voi considerate persone diverse se non di serie B, e continuate ad arrampicarvi sui vetri facendo dei casi da codice civile e sapendo benissimo che la Costituzione italiana dice ben altro di che cos'è la famiglia, dice ben altro dell'uguaglianza delle persone, dice ben altro del dovere delle istituzioni di farsi promotori di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alla persona il libero esercizio della propria dignità. Quindi voi sapete benissimo quello che state facendo. E vi fa paura il diverso, come vi fa paura parlare di educazione alla diversità nelle scuole. Ma io mi sono posta tante volte la domanda del perché c'è questa paura del diverso, colleghi. Perché sapete, io sono eterosessuale, però come vedete, con ostinazione porto avanti questa battaglia di civiltà per chi ha un orientamento sessuale diverso dal mio, e non ho paura che garantendo i diritti a chi ha un orientamento sessuale diverso dal mio anch'io diventi omosessuale. Ma basta! Cioè, arrivare in questo consiglio regionale e sentire persone che non vogliono che si tratti questi argomenti in aula del consiglio regionale, quando ci sono associazioni, cittadini, migliaia di persone che in questo momento sono deprivate dei loro diritti grazie alla vostra complicità, perché, collega Decorato, le leggi si fanno e si disfano, però occorre la volontà politica di farlo. La volontà politica di farlo. E quello che è emerso oggi in quest'aula non è una questione di omosessuali o no, non c'è la volontà politica da parte vostra di garantire i diritti a queste persone perché vi fanno paura. È questa la cosa allucinante e inaccettabile da parte di rappresentanti istituzionali eletti dai cittadini. Venite qui a parlare a noi di farci propaganda. A noi venite a dire di farci propaganda quando voi usate queste tematiche per lisciargli il pelo da destra e da sinistra, e poi sono anni che non riuscite a garantire nulla. Io, come ha detto bene il consigliere Decorato, ho un brutto difetto, sono ostinata, pertanto continuerò a fare questa battaglia perché è prima di tutto una battaglia culturale. Non Consigliere si può Nanni, la invito a imporre concludere con il la dichiarazione di modello. voto che non ha ancora fatto. Concludo, voi state imponendo il modello della famiglia del Mulino Bianco, che non esiste. Non esiste, la famiglia si esprime in mille legittime espressioni degne di tutela anche le coppie omosessuali. Fatene una ragione di questo.